E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi test ride che ho fatto alla AT Adventure Fest di Bobbio. Sono stato qualche giorno fa e ho fatto vari test e il primo che voglio portare è questo qua della Cove 800 X Pro. Questa moto qua che ci hanno dato in dotazione per fare questa prova è la moto di serie, non come quelle che hanno fatto prima, perché mi hanno detto che sono appena arrivate queste moto di serie. I precedenti test ride dei giornalisti sono stati fatti con delle moto pre-serie, quindi questa moto era la moto che appunto troverete in vendita, una moto che arriverà nei concessionari a 9.790 euro, quindi un prezzo molto concorrenziale. Dotazioni importanti: abbiamo doppio disco anteriore, abbiamo delle sospensioni Kayaba, quindi molto buone, un peso di soli 190 kg e in più abbiamo un bel 19 litri di serbatoio, quindi diciamo a livello di numeri, ragazzi, la moto è un'ottima moto. Per quanto l'ho provata, adesso vi farò vedere il video e poi ci sentiamo per delle considerazioni finali. E basta! Ah sì, infatti! Ho provato anche dura! È dura! Cove 800! Allora, a livello estetico non è male, devo dire. A livello comfort, diciamo che rispetto a quella che avevo provato a ECMA, il manubrio è molto più largo. Però la sella è molto dura, ragazzi, ve lo dico già, durissima. Ma molto leggera. Nonostante la sella è dura, però non è scomodissima, perché la guida è abbastanza... Motore ne ha, ragazzi, motore ne ha, diciamo, non sembra neanche un 800. Bisognerebbe capire con poi tutte le borse, tutto, wow, mi è disterrato.
Se non me l'aspettavo, così ficcato su. Dai, la sua leggerezza sull'off-road ci sta. Anche sul misto qua, spettacolo. Poi queste sono le mie strade preferite. Ottimo motore, brillante. Si guida molto bene, molto bene. Diciamo che queste sono le sue strade. Comunque è quasi in anteprima mondiale questo video, ragazzi. Perché in pratica quella che era uscita con i giornalisti era una moto pre-serie, invece questa è una moto normale, cioè già di serie, quindi attenzione. Bella, figo, molto bella. La guida c'è a mano una 500, e ci sta dando paga. Sto rimanendo molto colpito da questa moto, ragazzi. Qui anche il TFT. Che bel, un bello schermone qua. Eccolo qua, proprio bello, bello. Comunque è moto molto convincente. Diciamo che le aspettative erano basse, però cavolo, bella, bella, bella. Non so, lo consiglierei a chi fa più off-road però rispetto alla strada, perché sul dritto non è che... Però motore molto bello, diciamo per i viaggi lunghi non saprei, dovrei provarla con un po' di borse attaccate e niente. Che l'elasticità del motore è ottima, ciclistica devo dire perfetta, una bella ciclistica, ragazzi. Niente, a voi i commenti finali. Questo è un po' un test, abbiamo provato un po' dappertutto. Bella, 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 bella. Eccoci ragazzi, io come sapete non vado in tecnicismi, ma voglio portarvi quello che è
le mie sensazioni alla guida, ok? Quindi non vi parlerò tanto di coppia, di robe, ma vi faccio sentire, vi faccio vedere come mi sono trovato appunto durante il test con questa moto, che a freddo posso dire che per il prezzo è davvero una buona moto, motore abbastanza brillante, anche se avete visto quella piccola salitella in sterrato, lì ho sbagliato io che avevo dentro la seconda, diciamo dovevo metterlo in prima, però magari con un po' più di coppia ai bassi sicuramente anche in seconda magari ce l'avrebbe fatta a superare quella lieve difficoltà. Però lì vabbè, ho sbagliato io, non sapendo bene il percorso ho dimenticato dentro la seconda e diciamo mi sono un attimo impiantato, però devo dire il motore è abbastanza brillante, molto molto maneggevole, divertente. Come vi ho detto prima, ci sarebbe da provarla con un po' di carico sopra per vedere come va anche a pieno carico. Però già così comunque una moto appunto divertente e niente, io dico a Cove: ragazzi, datemi la moto un mesetto, due mesetti e ve la recensisco un po' meglio e la provo un po' in off-road, un po' di qua, un po' di là, io sono qua, se volete fatemi provare qualche moto, io sono a disposizione. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia interessato questa mia primo approccio a questa moto. La cambierò con questa, la mia V-Strom, lo scoprirete solo guardando i prossimi video, perché ho provato anche la V-Strom 1050 nuova, quindi come mi sarà sembrata ve lo farò vedere in un altro video. Voi iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.